Ciao Barbara! Ciao! Prima di iniziare, vuoi dire qualcosa ai nostri telespettatori? Allora, una cosa ci sarebbe prima. Allora, no, no, dai, non scherzo. Allora, prima di tutto voglio ringraziare tutti i miei follower, tutti i miei amici. E tutti coloro che capitano nel mio canale YouTube, My Paranormal and Mystery TV. E volevo dirvi veramente grazie, grazie dal profondo del mio cuore per il vostro supporto, il vostro sostegno. Cioè, per me vuole dire veramente tantissimo, sentire tanto supporto, tanto amore, tanto incoraggiamento. E prima di iniziare, volevo dirvi che ogni promessa è debito e quindi avevo promesso, quando avevo girato mesi fa la serie horror amatoriale Horror Shock, la bambola di porcellana, vi avevo promesso che vi avrei svelato tutti i possibili segreti dietro le quinte della serie horror. Ci sono stati, come vi avevo detto, degli imprevisti, dei cambi, delle cose, e quindi ora è arrivato il momento di svelarveli, perché ogni promessa è debito e perché giustamente meritate. La dovevo fare molto prima, ma ero stata molto impegnata in tante altre cose. Oggi è l'occasione giusta. E un'altra cosa che voglio dire è che la giornalista che mi intervista è la mia amica Barbara, che la sua voce, dicono, sia così suadente, che mi dicono tutti, ma che la tua amica giornalista si faccia vedere, mi fa tutti. Ora mi fa un'intervista cattiva, ve lo dico. Però vi posso veramente dire che molti vorrebbero che tu, Barbara, ti facessi vedere perché sei bella come la tua voce. Però Barbara mi sta quasi mandando a quel paese, quindi è meglio iniziare, se no già mi ha detto che mi vuole fare un'intervista cattiva, quindi partiamo. Infatti, iniziamo con i segreti dietro le quinte di Horror Shock, la bambola di porcellana, episodio 1. A questo proposito, vedendo dalle visualizzazioni e comunque dallo staff che è intorno a me, quindi vedete. Cioè, la quantità di visualizzazioni, i visualizzatori ovviamente sono anonimi, però la quantità di visualizzazioni, tutto è. Allora, io c'è una cosa che molti mi hanno chiesto: dov'è questo imprevisto che dovevo raccontare che non l'hanno visto? E vi spiego perché. Non l'avete visto perché io, quando stavo finendo di girare la serie horror, per stuzzicare un po' l'attenzione dei telespettatori, avevo prima mandato in onda in esclusiva, exclusive, i primi 3 minuti della serie horror, che poi faceva parte del primo episodio, perché gli episodi della serie sono 8 episodi. Allora avevo mandato prima in onda 3 minuti e 33, così, poi. E molti mi facevano quando parte, io dovevo avere un certo via, ovviamente, dalla crew che ho intorno a me, e così ho dato i primi 7 minuti, che è stato visualizzato tantissimo, ma molti credono che le bamboline e i primi 7 minuti siano tutto l'episodio, e qui si sbagliano. Perché se no, vi avrei già detto che il primo episodio era già stato dato. Ma evidentemente bisogna dare un po' alcune spiegazioni. Allora, il primo episodio, tutto iniziò così, l'ora, è dove avviene proprio perché a subito al primo episodio è arrivato un imprevisto. Questo imprevisto voi, se io ve lo racconto, dite, ma in quale puntata è? E in quale puntata è? È nell'episodio 1. Non è quando voi guardate i 3 minuti e 33 or exclusive horror shock, le prime immagini.
e non è nemmeno nei primi 7 minuti, perché l'episodio dura di più. È lì che avviene l'inconveniente e anche l'omicidio, tra virgolette, di Laura. Ovviamente dopo voi siete andati all'episodio 2, che è senza testa, da non capire, di dire che gli è successo, ma come fate a, vedo dalle visualizzazioni, a chiedervi cosa è successo se non avete visto il primo episodio? Io vi ho dato 7 minuti del primo episodio, non tutto, e lì è iniziato subito, al primo shock è iniziato qualcosa di inaspettato. Allora, premessa, molti mi hanno detto, va bene che nelle serie ovviamente ci sono imprevisti, queste cose così, però si rompono anche degli oggetti di valore, pensate anche a tutte le rockstar che rompono le chitarre proprio per dare quel che di rock, yeah! Allora, io nel mio caso le bambole di porcellana non le romperei mai, ma ho fatto qualcosa di diverso, perché molti mi hanno detto, ma perché spregiare? Perché quando faccio gli omicidi, io di fatto rompo queste bellissime bambole di porcellana. Allora, perché devo aver rotto queste bellissime bambole di porcellana? Perché dispiace, poi sono anche di pregio. Semplicemente è il contrario. Sono tutte bambole appartenenti a me, quindi non sono bambole di scena che mi hanno regalato il mio staff o qualcosa, che negli anni purtroppo, per una cosa o per l'altra, si sono rotti davvero. Quindi è l'opposto. Quando vi ho fatto vedere la bambola intatta, in realtà era, diciamo, ero riuscita a farvela vedere perfetta con, non so, una quantità di colla e poi anche gli altri stratagemmi, come mettere un fiocchino che tenga la testa, qualcosa. Quindi a colpo d'occhio voi vedete queste bellissime bambole che avevo tutte ripulite, stupende, e avete creduto che dopo io, e gli spacco quello, rompo quell'altro. No, assolutamente no. E a questo proposito, il primo incidente è accaduto proprio nell'episodio Tutto iniziò così, Laura. Allora, in quell'antefatto che avete visto, c'è l'antefatto della storia scabrosa di Horror Shock, la bambola di porcellana, perché ora ve lo posso dire, perché molti l'hanno vista, a chi la vedrà, non faccio spoiler sul finale, ma... Allora, avviene un episodio, 20 anni prima, a una delle due gemelle protagoniste, interpretate da me, Annika è la sorella che ha problemi in seguito a un trauma subito nell'antefatto del primo episodio, che è sempre nel primo episodio. Dopodiché, invece c'è l'altra gemella che è Angela e che è quella più equilibrata. All'inizio, vedete questa bellissima bambolina? Perché io non l'ho spregiata? Semplicemente perché questa bellissima bambolina è rimasta intatta e quindi serviva un po' a far capire che succedeva qualcosa di terribile. Ho usato questa bambola piccola per far capire che stava succedendo, per chi l'ha capito, perché ora lo posso dire, non è solo una serie horror, è un horror thriller psicologico. Attenzione! Per cui la bambola, che può avere pochi anni, riguarda cosa succede ad Annika quando è molto piccola. La bambola è rimasta intatta perché... intatta. Mentre l'episodio, quello che c'è stato, che voglio ricordarvi... ecco, aspetta, la testa la devo ritrovare. Senza testa, poi voi avete visto? Voi avete visto la bambola senza testa, ma non avete visto quando io l'ho rotta. Perché in realtà proprio il primo episodio, che meno visto di altri, perché credo non di averlo visto tutto, non dico le persone intelligenti, però chi non ci arriva, perché vi davo i primi 7 minuti, non vi davo tutto l'episodio 1, no? Diciamo. È quando io, Annika prende questa bambola e esercita delle maledizioni su questa bambola che rappresenterebbe la sua zia Laura,
ovviamente sono tutti personaggi di pura fantasia. Allora, in realtà, come vi faccio vedere, questa bambola non è che io l'ho rotta, era già rotta, purtroppo. Una persona in casa, senza volere, sollevò un cuscino che c'era appoggiato e ta! Ma questa bambola, se ancora più, è successo l'imprevisto che racconto. Allora, doveva essere che io questa bambola la rompevo e dopo, dicendo, maledicendo l'ora, e nel secondo episodio scopro, incredibilmente, Angela scopre tutti, che Lora, la zia Lora, è morta davvero e hanno trovato il cadavere proprio identicamente a come Annika aveva rotto la bambola. Solamente che la bambola non doveva essere rotta tanto così. E vi spiego. Allora, la bambola inizialmente era rovinata, come vedete. Ovviamente per non farvi vedere questo scempio l'avevo tutta ghindata, gli avevo messo un bel cappello, hai fatto un bel lavoro, tutto quanto, però era così. E qui gli manca un piede, oh, eccolo, oh, è sparita anche la gamba, un altro incidente in più, oh, ah no, eccolo qui. Allora, gli manca un piede non perché gliel'ho rotto io durante il fracassamento, è che quando questa persona in camera mia, senza volere, ha rovesciato il cuscino, ha rotto il piede della bambola, per cui ho approfittato di dire che allora era stato amputato un piede, perché in realtà la bambola gli era stata veramente amputato. Cioè, non è che gliel'ho amputato, gli era rotto il piede. Cosa succede? E vi consiglio veramente di vederlo. Nel primo episodio che io ho filmato, sono partita subito, quando aveva ancora la testa intera, perché gli si è staccata durante, e questo è l'incidente di percorso nel primo episodio, io mi alzo, mi infierisco su Lora e faccio muori, gli dovevo dare due tonfi. In realtà quello che non mi aspettavo è che è saltata la testa. Questo non era previsto, Barbara, non era previsto che saltasse la testa. Stupefacente, perciò. Stupefacente è stata la mia reazione, perché lì, perché siccome io normalmente quando recito mi preparo il copione e parto, cioè è difficile che io faccia le prove, cioè mi basta il copione. E quindi in quel momento a qualunque attrice sarebbe preso di dire oddio, che si fa, si interrompe. No, ho avuto l'idea di fare la pazza isterica e quindi di ridere sul fatto che avevo decapitato la bambola. In realtà quello lì è stata un'improvvisazione micidiale, perché molti mi hanno detto che, anche Barbara stessa quando gliel'ho detto, ha detto che lei si sarebbe fermata, avrebbe detto stop, ciak, c'è qualcosa. È vero, è vero. Io invece ridendo, facendo la pazza isterica che l'avevo decapitata, e sembrava che dovesse andare così l'episodio, in realtà è stato un incidente, è stato più perfetto. E quindi nell'episodio numero 2 ho dovuto dire che era stata trovata con la testa mezza staccata, il piede e tutto quanto, e voi l'avete vista nell'episodio 2 senza testa, così, e ve l'ho inquadrata, vi ho fatto vedere tutto, vi ho fatto vedere il piede rotto, ma sappiate che la bambola era già rotta. Quando gli ho fatto ta, è volato anche questo, però era già disgraziatamente così. Questo è quanto concerne, aspetta che dopo prendo le altre bamboline che molti ricorderanno. Allora, procediamo. Scusa, mi senti le altre cose oggi dell'episodio 2? No, nell'episodio 2 volevo dire solo questo, che ho dovuto, la morte di Lora è ancora più truce, perché appunto non era prevista così, però visto che la bambola si è ridotta così, ho dovuto dire che è andato così. I sette peccati capitali, come ti è venuta l'idea? Allora, voglio essere sincera e onesta, i sette peccati capitali
Mi è venuto perché giorni prima, una settimana prima così, mi era capitato di rivedere il film in TV Seven con Brad Pitt, Morgan Freeman e l'assassino ripercorreva i sette peccati capitali. Questa cosa dei sette peccati capitali mi ha molto affascinata. E quindi ho pensato di, nella vittima dopo che avrei ucciso, di ucciderla elencandole tutti i sette peccati capitali. E molti di voi, vi consiglio di guardare quella puntata perché molti dopo quella hanno detto aiuto, perché è una puntata di forte impatto. Voglio dire che in quella puntata, se guardate i sette peccati capitali, bisogna che quando si dice c'è l'invidia, no? Cioè l'invidia non è solo un difetto, è anche un peccato capitale, di quelli È vero. mortali. Ecco come mi è venuta l'idea. Ecco. Docufilm impressionanti. Dicci qualcosa in più. Ecco. Allora, quello lì mi piaceva molto che molti e tuttora tutti coloro che non l'hanno visto, voi potete visualizzare l'episodio numero 4, che si chiama Docufilm, dove finisce la finzione, i veri casi di possessione, in cui io, siccome stavo girando ovviamente questa serie horror, ho cominciato a sentir dire, insomma, che c'erano, come mai questa voglia in molti film di mettere le bambole di porcellana come assassine, come tutte altre? Allora io ho detto, sapete, così ho fatto una scoperta per me agghiacciante, perché ho scoperto che delle bambole di fantasia, e io vi cito una di quelle più amate, che è Annabelle, non è invenzione. Cioè è una cosa incredibile, Davvero? incredibile. No, no, fammi dire Barbara. Allora, io quando ho visto la saga di Annabelle con i meravigliosi Vera Farmiga e Luke Wilson, io, scusate, Peter Wilson, sì, Peter Wilson, il Sì. fratello, perché sono due attori che sono fratelli, cugini, quindi a volte li scambio, ma l'altro è più bravo. Allora, dicevo che in questa bellissima saga dove loro rappresentano i coniugi Ed e Lorraine Warren, questi due personaggi non sono di fantasia, cioè io sono cascata dalle nuvole. Questi personaggi sono realmente esistiti e hanno fatto veramente un esorcismo sulla bambola Annabelle. Anch'io non lo sapevo. La bambola Annabelle, che tra l'altro è molto diversa da quella che voi vedete, perché quando la vedete molti dicono inquietante, però è anche bella come bambola, no, no? La vera Annabelle non è bella come quella che vedete nella saga, in realtà è una bambola di pezza che, cose che io non sapevo, ovviamente l'ho dovuto nel docufilm abbreviare, perché se vi comincio a raccontare le storie di tutte le bambole che voi vedete nei film horror e scoprire che quasi tutte provengono da una storia vera, rende la cosa ancora più rabbrividevole, ancora più raccapricciante, e quindi vi posso dire che questa Annabelle era una bambola di pezza che era stata donata nel 1968-1970 dalla madre, che aveva trovato questa bambola che era di pezza, ripeto, con i capelli rossi, l'aveva regalata alla figlia, figlia che frequentava un college. No, no, non ti preoccupare, perché poi se c'è un problema con la telecamera che hai, si fa prima parte e seconda parte. Non ti preoccupare, perché queste cose vanno dette perché questi miei follower, I love you all, hanno aspettato veramente Certo. mesi, mesi per sapere queste cose, quindi è giusto che non gli posso abbreviare certe cose. Allora, questa bambola, donata dalla madre alla ragazza che frequentava il college, la ragazza la amò subito questa bambola.
e lei condivideva la stanza con un'altra che studiava con lei, che si chiamava Angie. Poi cosa è successo? Loro si erano accorti subito che questa bambola si muoveva davvero, cioè, questo non sto scherzando. La bambola dice che alzava le braccia, apriva e chiudeva gli occhi, tanto che una certa volta la Angie alla ragazza che aveva ricevuto questa bambola gli aveva detto: "Senti, invece di tenerla in camera da letto la notte, mettiamola in salotto, così." E ci credo. Cosa successe? La misero in salotto, dormivano e la bambola dal salotto da sé camminò e tornò e si rimise in camera. Mamma mia, da brivido. Dopo questo, no, ti sto raccontando proprio quella che è la storia, è un sunto. Detto questo, loro chiamarono un amico che gli dissero che si dovevano sbarazzare della bambola, perché la bambola era pericolosissima. C'era una bambola proprio pericolosa perché è evidente che era posseduta dallo spirito. Annabelle era veramente esistita ed era una bambina che poi si è scoperta, probabilmente uccisa a 7 anni, proprio nel campus universitario, proprio dove loro studiavano. Cioè, non è a caso che è capitata nelle braccia della studentessa. Certo. Probabilmente non si sa cosa gli era successo, sicuramente è morta di morte violenta, però dentro la bambola probabilmente è entrato uno spirito maligno invece che la vera povera Annabelle, e quindi era una bambola che si dice proprio maledetta. Quello che è che questa bambola, una volta che ospitarono questo amico, questa bambola, una volta, siccome loro non si volevano sbarazzare della bambola perché avevano un certo affetto per questa bambola, questo amico disse: "Ci penso io, la butto via." L'afferrò al collo a questo ragazzo, tentò di strozzarlo, e la volta dopo la bambola, Annabelle, prese il coltello e gli inflisse 7 coltellate. Mamma mia. Cioè, la bambola era animata. Ora, all'epoca non c'erano mica gli smartphone, le video come ora. È lì che sono intervenuti i coniugi Ed e Lorraine Warren, che avevano avuto, questo io non sapevo, ignorantemente, la Chiesa Cattolica, perché normalmente io l'esorcismo credevo che lo potessero fare solo i preti, gli esorcisti ingaggiati dal Vaticano che riconoscono che tu sei un esorcista. No, in questo caso è stata la stessa Chiesa Cattolica a dare il permesso a questi coniugi, che Ed Warren era un esperto di demonologia, mentre Lorraine era una sensitiva, e gli ha dato proprio il consenso dalla Chiesa di fare l'esorcismo su questa bambola. Una volta fatto tutto l'esorcismo, questa bambola è stata rinchiusa e tuttora la potete vedere nel Warren Occult Museum negli Stati Uniti, però dice che porta male, quindi dice di non ridere di lei, perché se uno ride ci scherza, come è successo ad un ragazzo che ci ha riso, l'ha beffeggiata, dopo uscito dal museo ha preso la moto, la bicicletta, è Oh morto. mamma mia, Ha avuto un incidente, è non ci morto. scherziamo. Altri dice che non la si guardi negli occhi perché è maledetta. Comunque custodita in questa teca e tutto quanto. Stessa cosa, poi ho parlato anche della bambola, che poi la vedrete, spero, della bambola Mandy. Ho fatto delle foto che alcune persone si sono sentite male, vedendo quella foto, perché la bambola sembra viva, e quella è tenuta in un altro museo, mi sembra del Canada. Poi volevo dirvi, ve lo dirò prossimamente, che anche la storia di Chucky, la famosa bambola assassina, col primo episodio, la saga di Chucky, la bambola assassina, poi la sposa di Chucky, il figlio di Chucky, tutto quanto. Anche Chucky. La storia è mezza vera e mezza falsa. Comunque sia, sì, era lo spirito di Robert, diciamo così. Ora, vi approfondirò più magari un'altra volta, però anche Chucky, una parte di storia inventata, Andy. Però l'altra parte vera è pure quella. Quindi mi sto impressionando, nei film che vedo mi fanno più impressione perché sono stati
si rifà cose veramente accadute e quindi ci tengo che lo vedete perché l'ho proprio scoperto io e quindi è successo tutto questo. Ascolta, pericolo, pericolo squalo, il sangue scorre. Cosa mi dici? Allora, questo del pericolo squalo mi è venuto uno perché ho visto gli ultimi film, sia su YouTube, sia dappertutto, anche film usciti al cinema, in cui, al di là di alcuni che potrei consigliarvi veramente belli, fanno schifo. Cioè, lo squalo è fatto di carta, di carta pesta, di... Allora ho detto, io ho sto squalo fin da piccola, no? Fin da piccola io avevo questo squalo regalato dai miei genitori perché a me piacevano... Loro mi vedevano che a me mi piacevano i giocattoli, credevano di farmi più felice facendomi una bambola. Cioè io ero più felice se mi facevano lo squalo, tutte queste cose così. Ho detto, questo squalo messo in un certo modo, con questa pinna qui, fa più paura che vedere che si È vede. vero, eh. E di alcuni film che poi hanno pagato tanto il biglietto di cinema per vedere questo. E vedi una che fa, ah! Poi ti mettono, perché le gambe finte, guardate, ve lo dico anche per degli amici che se dovessero vedere dei miei cortometraggi passati del mio futuro, magari credono che io abbia ammazzato qualcuno, no. Si prendono dei manichini di scena. Gli si taglia la gamba, gli si mette del sangue finto e poi ho fatto la gamba a mozza. Per cui pensate prendere soldi, milioni, per far vedere una pinna e una gamba a mozza di un È manichino. Quindi molto ingegnosi sono i registi. E a questo proposito, volevo far vedere l'ennesima bambola sfregiata. Ah, ecco. Vedi, ora mi è rivenuta. Allora, questa è la bambola che avevo usato nei sette peccati capitali, perché oltre a elencare tutti i sette peccati capitali che aveva fatto la zia Sandy, ovviamente io l'ho adattata, ovviamente io, essendo questa bambola rotta purtroppo, perché pensa che aveva anche un Ah, cariglione, vero. si è rotta e di conseguenza è uscita questa pancia. Ma perché era rotta? Non è che l'ho conciata io così. E pensa che questa gonnellina gli stava qui. Ma dopo quando si è rotto il carillon di sotto, allora cosa ho fatto? Ritrovando questa bambola ho detto, gli infliggo tutti i mali in assoluti con i sette peccati capitali. Dopodiché, tanto anche se la trovano scoppiata così, tanto la bambola era già così, non mi sarei mai guardato bel volto a questa Eh certo, bambola. bellissima. E questa gonna non gli stava più perché si è rotta ed era agganciata al carillon. Allora, quando dico che questa zia non era proprio tanto per bene, aveva dei costumi un po' facilini, ho detto, ora ti lego le gambe, così la smetti di fare la... E poi alla fine, eccola! Tanto questo si può dire anche in Beautiful si dice, ecco la gonna della sgualdrina. In realtà questa gonna non gli sta più, perché è già stata... Ecco... E l'altra bambola, proprio quella che ti dicevo, aspetta che la ritrovo qui. Aspetta un attimo.